Per lasciare alta comunque la biodiversità di questa torre qua. Ma siccome comunque queste sono le torri della condivisione, vogliamo condividere qualcosa con voi oggi. In primis questo video che vi racconta quello che era il quarto piano, l'inizio dell'esperienza quando eravamo lassù. E come potete vedere le scatole erano piene e presenti anche fino alla cima. E lì si potevano trovare questi pacchettini di rondelle di miele che ognuno conteneva due o tre rondelle ciascuno. E abbiamo tenuto uno qua, ben saldo alla lavagna, per farvi vedere. Come potete vedere qua il consumo è stato molto molto veloce. C'è un'immagine che si vede addirittura che c'è qualcuno che prende veramente tanti pacchettini di rondelle. No, erano tre risposte. Ed è molto interessante vedere come è stata la situazione. Perché questo ci ha permesso, o non permesso, di riuscire a offrire alle persone che passavano di là soltanto per 16 giorni le rondelline. Ma secondo i sogni piani sono stati un mese e mezzo, nel mese successivo chi passava di là non trova niente, esattamente come voi, una torre vuota. Abbiamo duplicato il risultato al secondo piano, al terzo piano, quindi in realtà 36 giorni, siamo andati sempre migliorando, soltanto 25 purtroppo qui al primo piano dove ci troviamo adesso. Da tutta questa esperienza ci possiamo portare a casa tre messaggi molto importanti. Il primo sicuramente è che nulla è infinito, e se questo vuole essere un po' lo specchio della realtà, se non siamo attenti a gestire così male le risorse, questa situazione si potrebbe verificare anche fuori dalle torri, nella vita quotidiana, nella realtà. Il secondo messaggio che ci portiamo a casa è anch'esso purtroppo negativo, cioè ci sono state persone che hanno preso oltre quello che avrebbero dovuto e vi hanno gettato in questa situazione, ci hanno deciso per voi. Soprattutto in questo piano dove ci troviamo adesso, dove noi speravamo di andare ancora in escalation, invece in 25 giorni è finito tutto. Questo sta a significare che le persone che vedevano la risorsa terminare, invece che centellinare per gli altri, hanno preso oltre quello che avrebbero dovuto per paura di rimanerne senza. Ma questo fa parte della natura umana e con questo dobbiamo farci conti. C'è un terzo messaggio, per fortuna positivo, che ci portiamo a casa, almeno questo. Soprattutto in questo periodo le persone hanno ascoltato molto bene il messaggio e hanno condiviso lo stesso pacchettino di rondelle di mele per dare a voi la stessa possibilità che avrà avuto loro. Provare, assaggiare, ma cosa più importante, scegliere. Grazie.
L'acqua è evaporata. Allora, benvenuti nella zona dell'acqua. Questo è l'ultimo esemplare del bicchiere che ci si può vedere, infatti è soltanto legato per vedere che c'è tutta questa via. Su questo bicchiere c'era scritto My water is your water. Abbiamo detto un po' tutti alla stessa quantità di acqua, so che magari anche voi adesso la riscontrate, perché poi la pensi del bicchiere. Questo era solo un mezzo, si poteva benissimo anche perdere il binetto, calcolavamo il bicchiere, quindi se il bicchiere era come se scoprivano, se invece si coprivano l'acqua solo dal binetto, era come se facevano. Quindi adesso anche l'acqua. Questo piano è durato 25 giorni. L'esposizione universale 2015, il racconto del cibo per un mondo senza fame. Quello che trovate qui è completamente gratuito, ma attenzione, cosa è gratis questo cibo in casa della Svizzera, ma se ne prendi troppo qualcuno non ne avrà fatto un monito contro lo spreco.